Buongiorno a tutti ragazzi, oggi 2 luglio, oggi secondo giorno di calciomercato. Intanto mi scuso con voi se non ho registrato più altri video, ho avuto molto da fare. E oggi sono tornato qui per parlare appunto, come sapete, di calciomercato per quanto riguarda la Juventus e soprattutto di parlare anche degli acquisti che sono già ufficiali e quindi già fanno parte della rosa della Juventus per la prossima stagione. Sto parlando di Luca Pellegrini, sto parlando di Rabiot, che è stato ufficializzato ieri, e ovviamente Ramsey. Tre acquisti ovviamente importanti, dove due di questi a parametro zero, così come l'anno scorso fu a parametro zero Emre Can. Insomma, dei bellissimi acquisti per quanto riguarda la Juventus. Partendo da Rabiot è un centrocampista che sicuramente è un centrocampista molto veloce, ha anche tattica, questo non lo metto in dubbio, però non ha molto, molto fisico. Quindi per me non penso che sarà, non sarà il vice Matuidi, ma sarà appunto un giocatore magari più utile, magari che dovrebbe essere il secondo Pogba. Ma non sarà mai come le sue qualità. Detto ciò, è stato anche ufficializzato Luca Pellegrini, terzino sinistro, proveniente dal settore giovanile della Roma, e noi ovviamente gli abbiamo dato Spinazzola. Questo scambio, diciamo che per me, in questo caso, ripeto, ci può guadagnare di più la Roma attualmente. Però non lo so, perché ok che parliamo di un giocatore, ovvero di Spinazzola, che è un giocatore che ha quasi 27 anni, però non dobbiamo guardare l'età anagrafica, ma dobbiamo guardare più che altro le qualità. Entrambi i giocatori vengono da un grave infortunio, Spinazzola che si è rotto il crociato, mentre Luca Pellegrini mi sembra che si sia rotto la tegola, il ginocchio, quindi insomma, due brutti infortuni. Questo l'unica cosa che fa ben sperare è che Luca Pellegrini, ovviamente essendo un classe 99, quindi 20 anni, qualora non dovesse subire altri infortuni gravi e quant'altro, secondo me potrebbe davvero far bene alla Juventus, me lo auguro. Poi magari non lo so, potrebbe essere anche prestato perché si sta parlando anche stamattina che molto probabilmente potrebbe essere prestato al Cagliari anche quest'anno. Vedremo, vedremo. Dipenderà se Sarri appunto lo vorrà tenere. Dipende se Sarri appunto riuscirà a collocarlo bene. E vuole soprattutto vedere se ha qualità il ragazzo. Poi ovviamente decideranno se darlo in prestito. Spinazzola abbiamo dato via un giocatore già affermato che comunque quelle poche volte che è stato impiegato Spinazzola ha fatto davvero bene, questo è poco ma sicuro, e si è sempre trovato pronto, quindi non ho nulla da dire. Certo che loro prendono già un giocatore affermato che può fare addirittura anche il titolare al posto di Kolarov, quindi staremo a vedere, staremo a vedere. Si sta parlando anche di Zaniolo, che potrebbe andare alla Juventus con uno scambio appunto con Higuain, mentre loro preferiscono magari un prestito biennale, mi sembra. Insomma, ci sarà anche da dire su questo scambio, ipotetico scambio tra le due società. Per quanto riguarda Ramsey, ormai Ramsey penso che non ci sono di presentazione, è un giocatore di 28 anni, giustamente siamo all'apice della carriera di un giocatore. Dopo aver passato molti anni all'Arsenal, ha deciso di cambiare, andare appunto alla Juventus. Sia Rabiot che Ramsey percepiranno appunto 7 milioni a stagione, con un contratto mi sembra quadriennale, insomma non caramelle, ecco. Speriamo che serviranno, che sicuramente potranno fare bene in questa Juventus, e ovviamente gli faccio un grande in bocca al lupo a loro. Sul Rabiot, diciamo, io avrei molto da ridire, perché per me, diciamo, non è un giocatore da Juventus, nel senso che per me, ok, è un parametro zero, quindi meglio. Tanto meglio per noi, tanto di guadagnato senza dubbio. Però per me Rabiot, diciamo, non era un profilo da prendere. Piuttosto preferisco prendermi, come ho detto prima, un Pogba o quant'altro. Ma penso che rimarrà un sogno questo Pogba.
Ora sicuramente ci sarà l'assalto ad Elite, speriamo di prendere ad Elite, almeno possiamo quantomeno risistemare la difesa. L'arrivo di questi centrocampisti, quindi Ramsey, Rabiot, insomma, secondo me quasi al 100, quasi sicuro, sicuramente, ripeto, faranno fuori appunto dei giocatori, quindi sicuramente la panchina sarà un po' più corta, quindi secondo me 5 centrocampisti al massimo. Quindi Khedira sicuramente andrà via. L'altro partente è quasi sicuramente Matuidi, perché ha fatto capire la società che quasi sicuramente lo cederanno per una ventina di milioni, 20-25 milioni, insomma. Purtroppo Matuidi non è un giocatore abile con i piedi, questo ormai lo sappiamo e è risaputo, però è un giocatore che ha forza e fisicità nel campo. Per me, da una parte, è stato un acquisto utile a quel tempo. Adesso comunque stiamo parlando di un giocatore che ha quasi, penso, 34 anni, insomma, non è molto giovane, quindi è meglio che vada. Lo stesso direi anche per quanto riguarda Cuadrado. Io, secondo me, per me anche Cuadrado dovrebbe andare via, lo stesso Mandzukic, però io spero che la Juventus non faccia la cazzata, lasciatemi passare questo termine, di fare una risoluzione del contratto sia con Khedira che con Mandzukic, perché non hanno attualmente offerte dall'estero. Quindi io spero, anche per rispetto loro, che non ci facciano fare questa brutta figura, nel senso che rescindano il contratto in modo consensuale, senza un minimo guadagnarci qualcosa. Ma soprattutto per anche i problemi fisici che hanno avuto, quindi, e per quanto tempo la Juventus li ha aspettati. Quindi io spero vivamente che questi giocatori non si perdano a zero, ma che comunque un minimo di guadagno, anche se perdi magari un po'. Considerando che Khedira l'hai preso a zero, quindi alla fine in qualche modo faresti una plusvalenza, cioè magari lo venderesti a 8 milioni, 10 milioni, comunque fai una plusvalenza lo stesso. Per quanto riguarda Mandzukic non mi ricordo quando è stato acquistato, forse una ventina di milioni, o forse anche più, scusatemi. Però comunque magari ci perdi, però almeno qualcosa riesci a recuperare, non piangi con un occhio, ecco. Niente ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, scusatemi per questo ritardo sul canale, spero di essere più frequente, noi ci vediamo a un prossimo video, se volete commentate, iscrivetevi al canale e fino alla fine, forza Juventus!